mi preparo con le pistole. Guarda, faccio semplicemente questo pronto con l'azione a sparargli appena Mi mette piede metto fuori proprio dalle dietro il scale. muro. Mi Abbiamo. metto qua perché sennò non vedo niente, ma sono praticamente dietro quel muro lì. Scusate, ma abbiamo tempo di prendere l'altro ascensore correndo per salirci sopra e partire? Quello che volevamo l'abbiamo preso. Non corro quello. Vedete se avete abbastanza iniziativa a sto punto. Quanto pare sì, perché lui agirà in ordine di iniziativa 4. Comunque è Ma ovvio, tristissima questa cosa, quindi. signori miei, eh. Ok, quindi l'iniziativa è Nando, poi Gianni, poi Jack, e poi dopo il balletto dei Mairlur, che è la sigla, tocca a Don. Scusa, Master, ma siamo in round di sorpresa o è un'azione normale? Siete in round di sorpresa. Lui si sta calando giù dalla corda, avete qualche secondo per prepararvi prima che tocchi per terra. Tutti all'ascensore, giusto? Io mi fionderei allegramente all'ascensore. Ma ci possiamo arrivare, Master? Dipende da quanto vi muovete. Io arrivo qua al massimo. Io ci arrivo perché ci arrivo. Il mio movimento finisce qua. Se è round di sorpresa non posso fare un altro movimento, no? No, ma è una sola azione. Aspetta, Te ci Nando si è guardiamo. mosso tantissimo e non ci credo che ci arrivi. Allora, fammi vedere. Fin qua sono 10 feet. Non è una gran posizione per me per combattere, però sono più vicino all'ascensore dopo, quindi penso che mi prenderò i miei rischi e mi sposterò lì. Io Jack, toccava lui. A sono nell'ascensore. Gianni sarà già mosso lì, quindi tocca al Don. Io mi sono già mosso, signori. Ah, ok, allora ti siete tutti mossi e lui. Un tizio si sta calando dalla corda, ha un fucile a tracolla e su una spalla si porta quei pantaloni da pescatore che avevate visto addosso ai resti del cadavere che si erano mangiati i supermutanti all'ingresso. E in realtà da dove arriva lui non vede nessuno? No. Quindi lui avanzerà simpaticamente fino a generare un attacco d'opportunità per Gianni. Che Eccoli ovviamente colpo subito anche. immediatamente. Preso. Bastano? Ok, gli tiro un colpo di motosega. 20 danni, lui riduce ben 3, 19, 18, 17 e avendo lui 13 punti ferita, le sue ultime parole sono state "Ma te chi cazzo?" Bam. Bene, squarto in due il tipo, mi infilo la motosega in spalla e dico: bene, problema risolto, ragazzi, possiamo andare. Guardiamo se aveva qualcosa, tipo delle chiavi, qualche oggetto. Sembrava uno di quelli che, tra virgolette, vive qui. Probabilmente No, ha qualcosa di interessante addosso. lui c'ha un fucile che in realtà adesso lo vedete spara i rampini. Ottimo. Poi addosso aveva un coltello Bowie infilato nello stivale. In Ok. più quei pantaloni da pescatore su una spalla. E appeso alla cintura un sacchetto che adesso è particolarmente marcio, pieno di carne di scarafaggio. La carne di scarafaggio a noi non serve adesso, direi di lasciarla ai Mirelurk, così forse continuano a lasciarci stare. I Mairlurk si sono spostati e si stanno di nuovo atteggiando verso il rumore della motosega. Ciao, oh, bambini, abbiamo aperto la scatola della pappa. Io, ragazzi, se non avete delle fantasie voi sul fucile a rampini, quasi quasi la vecchia Betsy la porto con me. Prendilo, prendilo, non si sa mai. Butterei un occhio che non stia scendendo anche qualcun altro. No, non sembra stia scendendo nessun altro. Io per oggi sono già salito abbastanza attraverso i cavi nella tromba di un ascensore, quindi prenderei quello buono e tornerei via. A voi. Prima Ah, vero, non si aprono in automatico le porte. di aprirlo voglio fare una prova di percezione per sentire quello che c'è dietro. Vabbè, io le apro con nonchalance dicendo: tanto ormai siamo sicuri che non ci siano trappole, dato che il nostro dono è già controllato. Apro Decidetevi le però, porte. io ti ammazzo. Perché Don è una persona diplomatica. Sentite una voce che dice: "Allora, Milcare, chi c'era lì sotto?" Beh, io faccio senza dire niente, faccio segno E dico, ma in che a piano siamo Gianni, finiti? faccio
Faccio a Gianni di spostarsi un attimo. Sì, vabbè. Tiro fuori le due pistole e sbalzo fuori dall'ascensore. C'ero io! E sparo al primo più vicino che mi trovo. Ma c'è un altro predone. Lui ha su addosso l'armatura, quindi vedete sull'armatura anche in questo caso c'è il simbolo della testa di insetto della banda di predoni che avete già visto, furgoncino sotto, che stava guardando giù dall'altra tromba dell'ascensore e si volta a guardarti con aria allibita. Un altro predone, una donna che sta emergendo da dietro gli ufficetti, è attaccato a quello che era il centro di elaborazione, un robot. Un Mister Andy che galleggia a mezz'aria con le sue tre braccia, che era interfacciato in qualche modo col computer, che in realtà ruota sul posto e due dei suoi tre occhi si puntano a guardarti. Questo è il momento in cui tiri l'iniziativa. Andiamo tutti, immagino. E tirate tutti, poi lui c'ha la sua mezz'azione di sorpresa perché è quello che inizia. Yo! 14, inizia l'iniziativa 20 e gli altri due predoni che c'hanno il più 2 a iniziativa 9. Allora c'è Gianni, poi c'è il Mister Andy, poi c'è un 16 di Jack, ah, poi c'è l'11 di Don. No, aspetta, è Nando quanto ha fatto 7, poi ci sono i predoni e poi c'è Nando. Jack, tu sei l'unico ad avere il round di sorpresa, quindi tocca a te. E qual è il meno pericoloso? Quello uccidibile più velocemente. Mettiamola così, uno è un robot con tre motoseghe al posto delle mani. Ma quello l'avevamo già ignorato. Parliamo dei due esseri viventi. Da quello che puoi dedurre solamente vedendo. Ah, vabbè, la donna è armata con una pistola laser. È l'unica differenza evidente tra i due a vista. Perciò io mi butterei su sia direi. Ciaccia pastizio, il robottone lì, ve li lascio a voi! E tipo mi sposto qua di lato. Hai una sola azione. Ah già, allora niente, rimango lì a Beh, puoi farmi fare un fucilare da tutti passo un quanti. metro e mezzo di lato e puoi sparare. Era 4 meno 2, era meno 2. Questo Lei mi un gira figo reietto col colpire. figo e Guarda c'ha che schifo. classe armatura 12, giusto, presa. Allora un D10. Ah sì, che ci piace. È un'arma di che tipo? Questa è balista, il revolver. Di cui con lei riduce 7. Oh, Gianni l'hai puttana. presa in pieno petto e non si è fatta nulla. E adesso tocca a Gianni. Ok, Diciamo dai, io mi l'attacco prendo la mia di giacca da Don Lurido e me la metto con molto stile sopra le spalle. Ti si abbassa il carrino, fai Dopodiché esco questo. fuori. Non sono in grado di raggiungere nessuno, giustamente, no? Sto contando Esco a qua. qua fuori, tiro fuori il mio fucile e sparo subito a quello che sta qui. Direi Alla donna, ok. che va bene. Direi che l'hai presissima. Due danni gli hai fatti. Tocca al Mister Andy. Ahia. Il Mister Andy muoverà vicino a Gianni e poi ruotando le sue tre gambine da Mister Andy gli farà il suo attacco. Fiamma ossidrica perché apparentemente Gianni è vagamente più debole agli attacchi da energia. 4 più 4, 8 danni da energia per Gianni. E tocca a Jack nel suo turno regolare. Aspetta, scusa Master, perché sono confuso. Lui ha fatto 4. Più Io a questo punto 4, c'ho. Ah, ok, va bene. Di che Se mi vamo? sposto un attimo, non dovrei avere problemi. Mi metto dietro e gli stiro una sventagliata di colpi. Non No, lo. sei riuscito a mancarla. Don! Io sono, in qualche modo mi rendo conto se qualcuno ha notato la mia presenza o volendo potrei mettermi a giocare Ma dove sei? Nessuno ha linea di vista su di te, quindi tecnicamente. a carte. Ok, quindi se io invece mi dovessi muovere qui, questo lo posso bersagliare. Questo lo puoi bersagliare. Però non sono più nascosto. E da qui posso fare la prova di nascondermi, muovermi e spararli? Sì, fondamentalmente con il movimento ti nascondi, poi fai un passo da 1,5 metri e gli spari. Cioè tirare il No, mischio. devo sottrarre, devi 4. sottrarre 4 a questo risultato, 15. In realtà 3, perché se entro 9 metri c'ho il più 1, quindi ho fatto 16 E più 1. allora fai 12 giusto, però lui c'ha percezione più Come? 5.
Ah no, 19, non stavo vedendo. Lui c'ha la più 5 di percezione. Diciamo aspetta, io... che non t'ha visto. No, anche perché quello è il mio tiro per colpire, non il mio tiro di furtività. Ok. Vabbè, in ogni caso il tiro di furtività ho faccio minimo 16. Vabbè, evita di tirarlo. L'hai preso. Certo, riuscire a fare 14 con 36 un D10 è veramente triste. Questi sono danni balistici. Sono danni balistici, sì. Mr. Randy para 3 e quindi diventano 12. E tocca a Predoni. Allora, lei si muoverà qua per avere copertura dall'angolino del muro. Ok, io vedo la femmina che si allontana e esclamo: ehi, dolcezza, dove vai? E sparerà Gianni. E lui Gianni, questa cosa per motivi di contenuti vietati non verrà detta ad alta voce la risposta della ragazza, ma non sembra essere vulnerabile allo charme di Gianni. Ok, lei spara 3 volte col suo fucile automatico. Ha il più 6, meno 2 per la mischia, quindi sono 14, 15, 16, 13, 14, 15, 11, 12, 13. Vabbè, io ho 13. Quindi ti ha preso 3 volte. E come li... li devi tirare, ok. Okay. Ma sti dadi mi sa che sono truccati, eh. Vabbè, 3 danni col primo che non credo ti faccia niente, e poi sono 4 danni al secondo e 4 sono danni 4 al terzo. Danni. Welcome to fucile mitragliatore. E il suo amico, che è il reietto normale. Ah no, scusa, questo era il reietto normale. Non me lo ricordavo affatto. Ha un colpo però al più 9, che ti ha preso tantissimo. E ti fa un D8 più 1. Sì, sì. 7 danni, 8 danni da energia. Ok, quindi altri 2 danni. Gianni si è tankato un intero round ed è ancora vivo per raccontarti. Sì, però il Mr. Andy non ha fatto l'attacco completo. E tocca a un attimo di pausa per la pubblicità e poi tocca a Nando. Io da qua non vedo bene il robot, quindi farò un passetto. Adesso puoi tracciare la mia vista dal tuo angolo in basso a sinistra al suo angolo in alto a sinistra. E esclamando: maledetto figlio di un tostapane, lascia stare il mio amico. Gli sparo, tiro mirato alla testa o all'equivalente della testa. Credo di averlo preso. Diciamo che l'hai preso molto sul serio. Di 10 danni. 12 danni da energia. Il Mr. Andy da energia riduce 1 e si piglia 11 danni. Mr. Andy comincia a saltargli la corazza da tutte le parti. Tocca a Gianni. Ok, io rinfodero il mio fucile, estraggo velocemente la motosega, gli do un colpo per accendere. Dopodiché, guardando il robot, gli dico: ok, Emilio Robot, vediamo come te la cavi senza un arto. E provo a segarti. Attacco d'opportunità perché stai equipaggiando un'arma in mischia. No, perché c'ho il talento estrazione rapida. 15 danni, 14, 13, 12, ma con 12 danni aggiuntivi il Mr. Andy torna nel paradiso dei Mr. Andy. Detta anche discarica. Esatto. Ma mi pare pure giusto, visto che io sono anche riuscito a dare una mano prima. Tra l'altro, grazie però al killing blow di Gianni, il Mr. Andy è al prossimo del round e quindi mangiato l'intero round e tocca a Jack. Ma io posso colpire la tipa al più 4 per la copertura, ma sì. Signorina, sembra che siamo rimasti solo io e te. Vedi di tenermi buona quell'arma. E gli sparo 2 colpi di pistola. Allora. Oh, presa. Questa è il revolver. No. No, nessun danno per l'amorevole signorina. Ma è il momento di Don. Ma è il momento del suo secondo attacco, è vero, scusa.
No, no, per far condicio uno. Che non becca, vabbè, ma. Perché tu sei bravo a sparare, ma non sei bravo a colpire. Tu più che altro facevi intrattenimento ai matrimoni, mettiamola così. Sì, cioè, boh. È molto probabile a questo punto. Don, tocca a te, cerca di non fare quello che ha fatto Jack. Mi posso nascondere visto che lei non mi vede? Sì, tecnicamente sì. E allora io mi nascondo. Lei ha percezione, non ce l'ha, quindi ha saggezza meno uno. Ah, bene. Vabbè, non sto a tirare. E quindi posso muovermi silenziosamente. Ti, con la tua azione di movimento ti stelti, passo da un metro e mezzo e poi la furtivisi. Capito, facciamo 11 al tiro per colpire. Cioè, posso dire, ho fatto pure uno sul di 20. Com'è che devo fare? Mi si inceppa l'arma. E questo dimostra che prima pensavamo che non si potesse fare peggio di Jack, e invece... C'è sempre da imparare. Capito, bambini? Benvenuti su Mille Modi per Morire col Master Kai. Esatto. Tocca ai predoni. E il predone che spara a Gianni continua a sparare a Gianni. Mi dispiace, Gianni. Che adesso mi manca. Ah no, il predone figo sarebbe la ragazza. Il predone figo è la ragazza. E sono 6 e 6, 12, 17 e 15. Due volte mi prende. E ti piglia due volte. 9 danni e 4 danni, entrambi balistici. La tipa in realtà non è ancora cosciente dell'esistenza del Don. Anche perché i suoi colpi non gli sono arrivati manco vicino. Sì. Pensa che sia Gianni a sparare. In realtà a me mi si è inceppata l'arma, quindi sì, non ha mai sparato. Lei a un certo punto ha sentito clac. E la mezza a me stessa. Ecco. In realtà lei però non è scema, vuole evitare una carica di Gianni e sparerà al Jack. Ma io volevo andare ad aiutarla. Entra qualcun altro attimo. Mi sa che ti ha preso. Ci ha fatto 15 più 9? Sì. Come poteva non colpire, mi chiedo. 8 danni da energia. Ok, io mi proteggo di 3, perciò ho preso 4 danni. Ci sta. E tocca a Nando, che è l'unico che quando spara colpisce qualcosa, ma non ha niente a cui colpire. Allora, io da qua non vedo il predone sfigato e non vedo più neanche la ragazza. Quindi provo a spostare... no. Non ho certezze. Vabbè, facciamo così, io gli urlo. Vabbè ragazzi, voi occupatevi del bestione corazzato. Alla ragazza ci penso io. Il bestione corazzato in quale direzione me lo indichi? Lì, da quella parte. E indico tipo verso l'altra cosa all'ascensore. Ok, allora devo muovere. Ok. Lì tecnicamente lo vedi. Ha copertura, ma lo vedi già. Vabbè, ho ancora del movimento, quindi... mi avanzano 10 feet. C'è ancora un passo di lato e non ha più neanche copertura. No, vabbè, tanto già da lì non ha copertura rispetto a te. Metto qua. Allora mi piazzo qua che mi sento più sicuro. Cerco di colpirlo alla testa, anche se stavolta sarà difficile. Vada. 18. Preso anche con i malus, immagino. E quindi sono 2 di 10 danni da energia. Per 8 danni da energia. Lui ne fa 5, 6, 7, 8, 3 danni per lui, però... ma è stordito per un round. E quindi tocca nuovamente a Gianni. La ragazza non l'abbiamo colpita mai, giusto? Gli avete fatto 2 danni. L'ha colpita Jack nel primo round, se non sbaglio. Io mi inizio a incamminare ad arrivare qua, dopodiché la vedo. A quel punto, continuando a camminare, mi ci avvicino, gli poso le dita sul fucile e gli dico: ehi zuccherino, la mamma non ti ha detto che è pericoloso giocare con le pistole? Anche in questo caso la risposta non verrà esplicitata, ma sembra molto negativa. E probabilmente sua mamma gli ha insegnato a sparare con le pistole. Dopodiché gli dico: siccome mia mamma mi ha detto che non è giusto fare male a una ragazza, mettiamola così, se tu adesso ti arrendi io eviterò di farti del male. Lei altrimenti potrei non rispondere delle mie azioni. Vabbè, io vedo che lei tipo mi sta per sparare, giusto? Sì. Oh, a quel punto io tipo deluso poso lo sguardo a terra e dico: accidenti, mi hai costretto tu. Lascio cadere la mia motosega e mi alzo i pugni a mo' di boxer. Ricordati solo che l'hai voluto tu. E fondamentalmente facendo questo accendo la mia abilità di sfida del predone. Ottimo.
Sì. Immagino che tu equipaggi i pugni su entrambe le mani, anche se è una frase bizzarra da dire. Dal prossimo round. In questo round mi sembra che non posso attaccare perché ho attivato la sfida. Ah. E mi sono mosso tutte più del mio semplice movimento. Okay. Quindi ho semplicemente attivato la sfida questo turno. E allora non puoi attaccare, nel prossimo round vedrai, ma purtroppo lei agisce nel mezzo, ma adesso agisce Jack.